Come investire 100.000 euro? Questo è il primo video del canale di Atene FCF scelto dalla nostra community. Infatti, qualche settimana fa abbiamo fatto un sondaggio chiedendo a tutte le persone che ci seguono sul nostro canale YouTube con quale cifra vorresti che simulassimo un portafoglio di investimento. Le opzioni erano tre: 10.000 euro, 100.000 euro e 1 milione di euro. L'opzione vincitrice è stata la seconda, ossia 100.000 euro. Quindi eccoci qua a rispondere a questa domanda. In questo video vedremo come andare a investire 100.000 euro di capitale liquido secondo le regole della piramide della ricchezza. Se non conosci come funziona la piramide della ricchezza, ti lascio qui sopra un video in cui vado a parlarne. Immagina quindi un risparmiatore che ha sul conto corrente fermi ben 100.000 euro. Andremo a dividere il capitale in quattro parti: liquidità, titoli di Stato, ETF azionari e obbligazionari e infine oro e criptovalute. Quindi iniziamo subito a investire i 100.000 euro. Il primo passaggio è di migliorare l'allocazione della liquidità. Infatti è bene sapere che è meglio avere più conti e più carte. Quindi con una cifra del genere cerca di non avere solamente un conto. In questo video andremo a vedere ben tre conti differenti. Il primo conto è una banca fisica tradizionale, il secondo conto è una carta online, infine il terzo conto è un conto deposito svincolato. Il primo conto, quello della banca tradizionale, serve per la gestione delle entrate e delle uscite della vita quotidiana. Quindi servirà per farsi accreditare lo stipendio, per pagare le bollette e per tutte le altre spese che si vanno a fare frequentemente. A questo conto è bene collegarci un bancomat che ci servirà per andare a ritirare gli sportelli del contante oppure per fare tutte le transazioni in negozi fisici, come può essere un supermercato oppure un benzinaio. Il secondo conto invece è un conto digitale. Questo è di fondamentale importanza. Servirà in primis per andare a effettuare tutte le transazioni online, quindi per esempio per gli acquisti che effettuiamo su Amazon o su qualsiasi altro e-commerce. In secondo luogo invece lo andremo a utilizzare soprattutto se investiamo in criptovalute. Infatti conti come Hype, Revolut o N26 possono essere utilizzate come carte ponte. Cosa serve la carta ponte? La carta ponte serve da fare da tramite tra una banca fisica tradizionale e un exchange. Infatti, molti miei clienti ultimamente stanno avendo delle complicazioni nel trasferire dei bonifici dalla propria banca tradizionale al proprio exchange. Infatti, la banca non li fa partire nemmeno il bonifico e quindi poi non possono più andare a investire nelle criptovalute. Con la carta ponte questo problema si risolve. Basterà infatti aggiungere solamente un passaggio per evitare questo problema. I passaggi da fare quindi saranno due. Si passerà prima dalla banca fisica tradizionale alla carta ponte, quindi al conto online come può essere Hype, N26 o Revolut, e poi si farà un ulteriore bonifico dalla carta ponte all'exchange. In questo modo i soldi arriveranno a destinazione senza problemi. Il terzo e ultimo conto per la liquidità è un conto deposito svincolato che servirà come fondo emergenza. Il fondo emergenza infatti serve per far fronte ai problemi inaspettati, come può essere la rottura di un elettrodomestico, un problema all'auto oppure una spesa medica urgente. In questo modo non andremo a diminuire la nostra liquidità lasciata sul conto che ci serve per la vita quotidiana e non andremo a disinvestire i nostri investimenti, che ovviamente andremo a trattare prossimamente nel video. Il fondo emergenza deve avere dalle 3 alle 12 mensilità. Il numero di mensilità cambia radicalmente in base alla propria situazione personale e familiare. Infatti cambia se si vive da soli, se si vive in coppia oppure se si ha una famiglia e la famiglia è monoreddito oppure ha più redditi. Facendo una media, se percepisci all'incirca 2.000 euro netti al mese, il fondo emergenza deve avere all'incirca 12.000 euro, quindi 2.000 per 6. Ovviamente ripeto che questa cifra può cambiare radicalmente in base alla propria situazione personale. Ricapitolando, la parte di liquidità deve essere suddivisa almeno in tre conti. Conto 1, banca fisica tradizionale, all'incirca 5.000 euro. Conto 2 è un conto online con all'incirca al suo interno 3.000 euro. E infine conto 3 per il fondo emergenza, con un conto deposito svincolato con all'interno all'incirca 12.000 euro. Se sei indeciso su quale scegliere, ti lascio qui sopra un video sui migliori conti deposito del 2023 che ho trattato alcuni mesi fa. Quindi, facendo la somma, la parte di liquidità ammonta a 20.000 euro. Quindi, dai 100.000 euro iniziali arriviamo, togliendo i 20.000 euro per la liquidità, a 80.000 euro. Cerchiamo ora di vedere come andare a suddividere questi 80.000 euro. Passando al secondo scaglione, sto parlando quello dei titoli di Stato. Il secondo passaggio è quindi andare ad allocare altro capitale in titoli di Stato. Perché titoli di Stato? Perché servono per proteggere la liquidità e per ottenere una rendita certa a scadenza. Infatti, il mio consiglio è quello di scegliere titoli di Stato a tasso fisso, con i quali si può già preventivare in precedenza quanto si va a ottenere a scadenza. Sulla domanda meglio stare a breve scadenza o a lunga scadenza,
La mia risposta è a breve scadenza. Infatti la curva dei rendimenti, come puoi notare da questa foto che va a misurare la curva dei rendimenti italiana, è quasi piatta. Ciò vuol dire che i rendimenti a breve termine e i rendimenti a lungo termine sono circa uguali. Quindi invece di investire per un lungo periodo è meglio investire in un breve periodo e ottenere all'incirca lo stesso rendimento. Anche in questo caso ho fatto video a riguardo, dove vado a parlare dei migliori titoli di Stato a breve scadenza. Ti lascio qui sopra il video. Ricordo che i titoli di Stato possono essere acquistati su borsa italiana con un taglio minimo di 1000 euro. Ciò vuol dire che possiamo andare a comprare solamente multipli di 1000. Nel nostro caso andremo ad allocare in titoli di Stato circa 20.000 euro. Quindi 10.000 euro in un titolo di Stato e 10.000 euro in un altro titolo di Stato. L'ideale sarebbe avere emittenti differenti e anche scadenze leggermente differenti, stando sempre nel breve termine. Quindi che ho scadenze che possono variare da 6 mesi a 36 mesi. Quindi ricapitolando, 20.000 euro investiti in liquidità, 20.000 euro investiti in titoli di Stato, ci rimangono 60.000 euro. Andiamo al passaggio successivo. Terzo passaggio è investire nei mercati finanziari. Come ben sappiamo, se segui già Atena SCF, il miglior strumento finanziario per investire nei mercati sono gli ETF. Gli ETF possono essere appunto azionari o obbligazionari. La scelta dell'ETF cambia in base a due parametri fondamentali: l'orizzonte temporale, ma ancora prima il proprio profilo di rischio. La profilazione del rischio viene fatta attraverso la compilazione del questionario MiFID. Infatti a tutti i clienti a cui eroghiamo una consulenza finanziaria personalizzata andiamo a proporre il questionario MiFID e andiamo a compilarlo. Grazie a questo questionario MiFID riusciremo a capire il profilo di rischio perfetto del nostro cliente. E in questo modo riusciremo poi a proporgli i migliori investimenti più idonei alla sua situazione personale. Ora ovviamente facciamo una simulazione. Immaginiamo un profilo di rischio medio-alto e un orizzonte temporale minore di 5 anni. In questo modo l'asset allocation potrebbe generare un portafoglio 60-40, quindi formato da il 60% in azioni e il 40% in obbligazioni. Andiamo a comporlo con solamente 4 ETF, quindi andando a semplificare il tutto. Nel nostro portafoglio di ETF andremo a investire 50.000 euro, perché la parte restante 10.000 euro andremo poi ad investirla in oro e bitcoin. Quindi il capitale a disposizione è appunto 50.000 euro. Andremo a investire 30.000 euro in un ETF azionario, sto parlando del Vanguard FTSE All World, che ho analizzato molto dettagliatamente in questo video che ti lascio qui sopra. Quindi se vuoi andare a capire come si fa a investire in tutto il mondo con un singolo ETF, hai il video già pronto. Gli altri tre ETF invece sono obbligazionari. Andremo a investire 10.000 euro nel Vanguard USD Treasury Bond, che va a investire in titoli di Stato governativi americani con duration di 6,24, 5.000 euro nell'iShares Euro Government Bond 1-3 anni con duration 1,65, che va a investire in titoli di Stato europei a breve scadenza, e 5.000 euro nell'iShares Global Corporate Bond con duration 6,24, che va a investire in obbligazioni societarie di tutto il mondo. Siamo arrivati quindi all'ultimo passaggio, ci rimangono a disposizione solamente altri 10.000 euro da allocare in oro e in bitcoin. Per investire in oro e bitcoin ci sono molteplici possibilità, noi andremo a vederne solamente due. La prima è di utilizzare sempre strumenti finanziari tradizionali, quindi un ETC sull'oro e un ETN su Bitcoin. L'ETC sull'oro potrebbe essere l'Invesco Physical Gold A, in cui andremo a allocare 5.000 euro, mentre l'ETN Bitcoin potrebbe essere il VanEck Bitcoin ETN, in cui andremo sempre ad allocare 5.000 euro. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di investire 5.000 euro in oro fisico da investimento e 5.000 euro andando a comprare Bitcoin spot su exchange. E mi raccomando, poi questi BTC andranno trasferiti in un wallet non custodial. Abbiamo quindi diviso il nostro capitale iniziale di 100.000 euro in quattro parti: liquidità, titoli di Stato, ETF azionari e obbligazionari ed infine oro e criptovalute. Ovviamente questa si trattava solamente di una simulazione, quindi non era un consiglio di investimento personalizzato. Se vuoi ottenere una consulenza personalizzata, puoi contattare Atena SCF, ti lascio qui sotto il link in descrizione. Uno dei nostri servizi di punta si chiama pacchetto consulenze. Ora voglio spiegartelo perché è veramente, veramente interessante. Con il pacchetto consulenze avrai tutto il supporto e l'esperienza dei migliori consulenti finanziari autonomi in un unico consiglio mirato alle tue esigenze. Infatti la tua consulenza finanziaria personalizzata sarà erogata in 5 consulenze. 5 consulenze che saranno divise nell'analisi della situazione personale grazie alla compilazione del questionario MiFID, ad una consulenza strategica da 60 minuti dove andremo a pianificare la nostra strategia mirata alle tue esigenze personali, e 3 consulenze operative da 60 minuti,
con le quali riusciremo a compiere tutti i passaggi operativi che ti serviranno per entrare nei mercati finanziari, come l'acquisto degli strumenti finanziari dall'home banking o l'investimento anche in criptovalute. Infine riceverai un'assistenza continua garantita. Quindi se sei interessato alla consulenza finanziaria personalizzata, non perditi questo servizio che offre Athena SCF. Ti lascio qui sotto il link in descrizione. Siamo giunti alla conclusione del video. Spero che questo video scelto dalla community vi sia piaciuto, così potrete dare il vostro contributo per scegliere i prossimi video che potranno comparire sul nostro canale. Voglio concludere il video andando a ricapitolando come abbiamo investito, come abbiamo diviso i nostri 100.000 euro. Si parte con 20.000 euro in liquidità, divisi su tre conti: conto 1 banca fisica tradizionale, conto 2 conto digitale e infine conto 3 conto deposito svincolato per il fondo emergenza, all'incirca 5.000 euro, 3.000 euro e 12.000 euro. Il secondo step riguarda i titoli di Stato, in cui andremo a allocare altri 20.000 euro, magari andando a comprare due titoli di Stato differenti per emittente. La terza componente è rappresentata da ETF azionari e obbligazionari, nel nostro caso con un portafoglio 60-40 costituito da un ETF azionario globale e tre ETF obbligazionari, con un importo pari a 50.000 euro totali. Infine, gli ultimi 10.000 euro a disposizione sono stati suddivisi 5.000 euro in oro e 5.000 euro in bitcoin. Questo, ripeto, faccio un ulteriore disclaimer, non è un consiglio di investimento, mi raccomando. Se questo video ti è piaciuto, quindi lascia un bel like, così andremo a capire se l'effetto community ha avuto un buon risultato. E mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, comincia a seguire il canale di Athena SCF.